La quarta giornata del campionato di Serie B, andiamo a rivivere insieme tutte le emozioni. Gol e spettacolo nella domenica di B aperta dai fuochi d'artificio del Ceravolo. La festa la fa iniziare Biasci che sottoporta, fa 1-0, la Carrarese si rimette a posto e trova il gol del pari con David Bois, mentre gli ospiti sono già negli spogliatoi, Iemmello a altri piani. Il capitano infatti sale in cielo e di testa rimette i suoi davanti. Il colpo fa male, malissimo, la Carrarese barcolla e cade ancora al 54 quando è Pontisso a calare il tris calabrese che terrà fino alla fine. Al Martelli tra Mantova e Salernitana succede tutto nella ripresa, ci pensa Galuppini infatti a portare avanti i suoi, trovando impreparata e distratta la difesa granata che regala così la rete decisiva del match. Stesso risultato 1-1 al Barbera. La squadra di Dionisi infatti non riesce ancora a trovare le marce giuste e va sotto addirittura al 40esimo grazie alla soluzione di Fumagalli su suggerimento di Cervo. Il pubblico rumoreggia e i padroni di casa si riversano in avanti riuscendo ad acciuffare il pari a 10 minuti dal gong con Di Mariano. In Liguria è finale thriller tra Spezia e Cesena, derby bianconero aperto da Berti al quinto minuto, rapido a trovare il terzo tempo giusto sul suggerimento di Donnarumma. Alla mezz'ora il Cesena raddoppia ma il VAR annulla il gol di Bastoni per fuorigioco. Nel secondo tempo la beffa per i romagnoli si materializza con Soleri che fa esplodere la curva Ferrovia ribattendo in rete sotto misura, un Soleri che finirà addirittura portiere per infortunio di Sar e per l'assenza di cambi rimanenti nella panchina di casa. Quando sembra tutto finito però addirittura oltre il centesimo è Bertola che regala la gioia più grande a un picco in visibilio. Allo Stirpe invece poche emozioni e 0-0 finale tra Frosinone e Juve Stabia, finisce però 1-1 nel registro dei cartellini rossi. Il primo lo rimedia Cichella dopo un intervento scordinato e pericoloso su Floriani Mussolini, il secondo se lo becca Folino, un doppio giallo che manda in archivio la sfida. Dunque questi i risultati maturati in occasione di questa quarta giornata del campionato di Serie B, dove spicca anche la vittoria dello Spezia per 2-1 sul Cesena e anche quella del Catanzaro per 3-1 sulla Carrarese. Vediamo anche la classifica aggiornata, attualmente guidata da Pisa, Juve Stabia e Spezia, entrambe ad 8 punti. Chiude la classifica il Cosenza fermo ad un punto, seguito da Sampdoria e Bari a 2 punti.